13 consiglieri presenti invece dei 17 necessari. Il Consiglio Comunale di Teramo, che avrebbe dovuto approvare il bilancio, si scioglie per l'ennesima volta per mancanza di numero legale. Non hanno risposto all'appello la minoranza, i vecchi dissidenti della maggioranza e i nuovi dissidenti appartenenti al gruppo consigliare Futuro In, che fa riferimento al consigliere regionale Paolo Gatti di Forza Italia. Già, di Forza Italia, lo stesso partito del sindaco Brucchi che non si vuole arrendere e che dice forte: io non mi dimetto. Prendo atto oggi che il gruppo di Futuro In ha voluto disertare questa importante assemblea. Nella vita si possono fare tante cose, ma bisogna presentarsi e dire com'è, quello che si pensa. Io così sono abituato a fare e così ho sempre fatto nella mia vita. Ci ho sempre messo la faccia. Per me il traguardo è il 2019, giugno 2019. Se qualcuno intende far cadere prima questa amministrazione, intende far arrivare il commissario, lo può fare tranquillamente, perché viviamo in un paese democratico, però i cittadini teramani devono sapere chi è che vuole il commissario in questa città, invece chi è che vuole amministrare bene. In un momento difficile, in un momento particolare, con 10.000 problemi che ci sono stati, che ci sono e che purtroppo ci saranno in questa città. Ma in questi pochi giorni potrebbero veramente cambiare le cose? Ma questo non lo deve chiedere a me. Io in questi giorni continuerò a lavorare per la città di Teramo, continuerò a portare avanti i progetti, continuerò a dare le risposte, poche o tante quelle che sono, ai cittadini teramani. Per questo mi hanno votato e fino all'ultima ora del mio mandato continuerò a fare questo. Io non mi dimetto. Tecnicamente dunque l'approvazione del bilancio scadrà l'11 novembre, poi passeranno 20 giorni, entro i quali si potrà ancora tentare di approvarlo. Il termine improrogabile è comunque il 1° dicembre.